Diventare mamma è un'esperienza meravigliosa, ma sappiamo bene che il nostro corpo durante la gravidanza subisce dei cambiamenti importantissimi e a livello estetico sono soprattutto i capelli e la pelle a risentire della tempesta ormonale che attraversiamo durante i 9 mesi. Io ho sempre amato prendermi cura dei miei capelli con l'henné e le erbe tintorie e colorare i capelli bianchi è sempre stato un must, avendo io una ricrescita bianca alquanto generosa. Quindi, quando sono rimasta incinta, mi sono chiesta, ok, posso continuare a colorarli in modo naturale sfruttando il potere delle erbe tintorie oppure corro qualche rischio? Ciao e benvenuta, sono Rosalia, da 10 anni al tuo fianco per far fiorire i tuoi capelli con il potere della natura. Come molte di voi ormai sanno, amo prendermi cura dei miei capelli in maniera consapevole e sfruttando il più possibile quello che la natura ci ha messo a disposizione. Ho quindi continuato a colorarli con l'henné anche durante la gravidanza. Però è fondamentale farlo in sicurezza, sia per la mamma che per il bambino. Dopo aver consultato il mio ginecologo, ho deciso di proseguire con le mie solite abitudini in tutta serenità, ma con qualche accortezza in più, che ti svelo subito. Ho atteso la fine del primo trimestre per ricominciare con le applicazioni. Questo perché il primo trimestre è il periodo più delicato per lo sviluppo del bambino. Ciò non vuol dire che devi farlo anche tu. Non ci sono riscontri che attestino che è pericoloso fare l'henné nel primo trimestre. Semplicemente, visto che eravamo in piena pandemia, era la primavera del 2021, ho preferito aspettare visto che lo stile di vita che facevo al tempo me lo permetteva. Infatti, dopo 3 mesi, la mia ricrescita bianca era vistosissima. Ho sempre verificato l'assenza di lesioni sul cuoio capelluto e ho ridotto i tempi di posa dell'henné. Ho scelto esclusivamente erbe tintorie certificate. Ovviamente ho usato esclusivamente Beauty Licious Delight. Ti consiglio di evitare le polveri sfuse e senza etichetta e di leggere attentamente l'indice dei prodotti, evitando quelli contenenti sostanze potenzialmente dannose, come il sodium picramate, che è pericoloso perché teratogeno. Ho ridotto i tempi di posa dell'henné a 1 ora per evitare eventuali irritazioni, considerando che la cute durante la gravidanza diventa molto molto sensibile. Ho evitato l'utilizzo del Metti, la cui assunzione potrebbe causare piccole contrazioni, e nel dubbio ho anche evitato gli impacchi topici di Metti. Ah, ultimo ma non meno importante, a sorpresa, l'olio di moringa si è rivelato il mio alleato contro le smagliature. E tu, come stai vivendo o hai vissuto questa meravigliosa esperienza? I tuoi capelli e la tua pelle come hanno reagito ai cambiamenti ormonali? Hai preso qualche altro accorgimento rispetto a quelli che ti ho elencato io? In attesa di leggerti nei commenti, ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciare un like se il video è stato di tuo gradimento.